vi è un rapporto dello scorso anno sulla rete e i giovanissimi e i ragazzini, e vi è un capitolo dedicato alla situazione della Corea del Sud. Nella Corea del Sud la rete è nei programmi, e un ragazzino che entra a 4 anni, quindi entra in età diciamo prescolastica, viene preso dal proprio insegnante, portato al computer e come primo mese di attività didattica gli si insegna ad aprire un suo profilo Facebook a 4 anni. Ebbene, io credo che se la stessa cosa capitasse a genitori di Via Tacito, che qui vedo ben rappresentata, le famiglie insorgerebbero verso la direttrice o la maestra che in qualche maniera fa questo approccio all'educazione. E l'Università londinese naturalmente registra senza nessun giudizio etico e morale la questione e mette in confronto, dopo 3 anni di questa attività educativa e didattica, le due intelligenze, quella europea e quella coreana, e le differenze sono veramente notevoli. Abbiamo due animali di due razze diverse. Quella coreana è velocissima nell'esecuzione e velocissima nella risposta. Quella europea naturalmente ha più capacità di giudizio e più di riflessione. Quindi due personalità che si dividono. Questa è la partenza. Dobbiamo essere preoccupati, non preoccupati, insomma siamo di fronte, come dice il nostro professore, alla età dell'ignoranza, malgrado noi e malgrado, diciamo, le nostre illusioni. Scusi l'introduzione. Beh, sentendo l'esempio coreano, direi che la risposta è sì, nel senso che la Corea del Sud ha fatto grandissimi progressi nel dopoguerra, in particolare ha investito moltissimo nell'istruzione, sia nella scuola primaria e secondaria, sia all'università, e adesso evidentemente ha trovato il modo di regredire rapidamente al livello italiano. Uno prende dei potenziali cittadini con una capacità critica, una curiosità per i fatti, per i sistemi simbolici, per la musica, eccetera, e che fa? Li piazza davanti a Facebook a 4 anni. Quale esempio più significativo del precipitoso regresso verso l'età dell'ignoranza? Allora, insomma, mi pare che il nostro ospite sia apertamente schierato. Allora, io seguo un po' Canovaccio che mi sono dato, e poi vorrei che anche voi partecipaste a questi interrogativi, perché mi pare che il professore voglia più le domande a questo punto che presentarci la sua tesi. Per esempio, io inizierei subito con questo, c'è un posto qui davanti, io inizierei subito con questa pia illusione che abbiamo un po' tutti in comune, sul valore nella società dell'informazione della rete. La rete come crescita culturale, la rete come libertà, la rete come conoscenza diffusa. E il lavoro invece proprio aggredisce questo punto su cui molti di noi si assestano. E se lo vogliamo anche in qualche maniera narrare. Sì, una notazione personale. Io sono la persona più tecnofila che ci sia. A casa ho una collezione di computer Apple che parte dal primo Macintosh che ho comprato il primo giorno in cui è stato in negozio e arriva all'ultimo iPad.
Nel mezzo ci sono non solo svariati altri modelli intermedi, ma tutti i gadget possibili e immaginabili. Quindi io sono totalmente favorevole al fatto che esistano degli strumenti che ci permettono di comunicare, di informarci e di fare tante altre cose utili, compreso trovare il tempo a Monaco di Baviera, dove vado domani, senza dover telefonare a un ufficio pubblico, eccetera. Detto questo, però, la disponibilità quasi illimitata di informazioni che Internet ci offre viene caricata di aspettative e di compiti non suoi. Le automobili servono per andare in giro, uno può anche decidere invece di dormirci dentro, oppure i Jumbo 747 servono per volare, però un miliardario russo potrebbe anche comprarsene uno, parcheggiarlo nel cortile di un castello inglese comprato a caro prezzo e usarlo per farci delle partite di poker con gli amici. Le tecnologie hanno sempre dei buoni usi, degli usi coerenti, e dei cattivi usi, degli usi non coerenti. E molto spesso vengono, per il solo fatto di essere nuove, caricate di aspettative irrealistiche. Per esempio, nel 1920 si era diffusa assieme alla radio la convinzione che la radio avrebbe trasformato il mondo, portato la pace fra le nazioni, garantita l'informazione tempestiva ai cittadini, trasformato la politica e realizzato una età dell'oro. Nulla di questo è accaduto, ma non per colpa della radio, per colpa del fatto che le strutture profonde delle società si modificano solo lentamente. E in genere non sono le tecnologie di per sé a modificarle, ma sono delle forze sociali in conflitto che possono portare una società in una direzione piuttosto che in un'altra. Internet serve a fare tante cose, ma non serve a insegnare. Perché non serve a insegnare? Perché tutti noi che siamo qui, se abbiamo un minimo di memoria, ci ricordiamo di quanto è stato faticoso imparare a scrivere in italiano corretto, a fare qualcosa di più delle quattro operazioni, già le tabelline erano un problema per quanto mi ricordo, e vi assicuro che una volta sono stato bocciato in prima superiore perché non riuscivo a imparare i verbi irregolari francesi.